Oggi volevo parlare di un titolo che sento veramente forte in questo contesto, ed è il titolo è Restare saldi. Infatti volevo dire che molte cose sono successe in questo periodo nella nostra chiesa, nella nostra comunità. E io penso che veramente Dio ci ha voluto mettere alla prova nella nostra fede ad ognuno di noi e ci ha voluto fortificare e mettere anche a nudo le nostre mancanze, se c'era qualche cosa che ancora doveva essere lavorato. E io penso che, proprio come dicevo ieri proprio a Nazario, questa nuova idea, questo nuovo logo, secondo me è comunque un continuo di un processo, di un'idea, di un cambiamento totale sulla nostra chiesa, sulla nostra vita. Tutte le persone che io conoscevo della vecchia cosa se ne sono andate, e un nuovo inizio per me sta veramente iniziando. E quindi per questo motivo volevo portare il mio messaggio, che secondo me è il più personale che io possa mai dare, è che è la promessa che Dio fece a Giosuè. In Giosuè 1:8, nella nuova riveduta, vado a prenderlo, scusate, dice, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. Infatti io ricevetti questa promessa quando ero molto giovane e non ne compresi da subito il vero significato e la vera motivazione perché Dio scelse per me questa promessa. E ho pensato due idioterie, magari lui sapeva già che a me non piaceva studiare, leggere, allora ha detto fatti animo, studia, voleva spronarmi. Oppure sapeva anche che magari come molti di noi hanno alti e bassi, allora dice sii forte, fatti animo, sii fermo. Ma io adesso, col tempo crescendo, ho scoperto e sto scoprendo il vero motivo perché questa, proprio questa promessa è una delle principali della mia vita. E voglio fare un breve stacco, analizzando correttamente cosa succede nella storia di Giosuè al capitolo 1, dicendo che in quel periodo la vita di Mosè ormai stava cessando, era la fine. E Giosuè doveva iniziare, doveva diventare il suo successore. E quindi cosa vuole fare con questi versi? Dio vuole spronare Giosuè a iniziare il suo nuovo cammino, a iniziare la sua chiamata e a prendere forza per guidare questo intero popolo. Forse noi non ci radunano, non ci, forse noi non vediamo realmente cos'era la situazione, ma quello che succedeva è che dopo Mosè doveva venire Giosuè, e Mosè viene considerato da tutti il più grande dei profeti, il più grande dei condottieri, il non plus ultra. E lui doveva prendere tutto il popolo, tutto il peso che aveva Mosè e portare il popolo non da un'altra parte, ma alla vittoria e alla conquista del paese di Canaan. Molte aspettative c'erano su di lui, molte, molte aspettative. E io guardando a me stesso, avrei molte, molte remore, molte preoccupazioni da dire, ce la posso fare? E quindi leggiamo attentamente proprio tutto il capitolo 1, dal verso 1 al 9, sempre di Giosuè, e si vedrà quello che veramente stava succedendo. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do, come ha detto a Mosè dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Efrate, tutto il paese degli Ittiti sino al Mar Grande verso occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i tuoi giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così io sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso,
Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè, mio servo ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho forse io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. E cosa ho detto prima? Che io non sapevo perché Dio avesse messo questo passo nella mia vita, giusto? Ma adesso, crescendo e vedendo veramente cosa succede, cosa Dio fa nella mia vita, ho visto come Dio si è rivelato a me. E non si è rivelato come un comune Dio, ma come l'Eterno, l'Onnisciente, l'Onnipresente, e ricco in misericordia e lento all'ira. E questa rivelazione di Dio ha fatto capire a me, e spero oggi a voi tutti, che nel momento dell'oscurità o della delusione, o nel momento di prendere una grossa responsabilità, come nel caso di Giosuè, Dio interviene equipaggiandoci. E lo possiamo vedere anche praticamente, proprio in questo capitolo, in tre momenti specifici. E il primo momento è la conferma della scelta di Giosuè come conduttore, profeticamente. Secondo, la conferma della promessa al popolo di Israele di dover ricevere la loro terra natia, che non era una cosa che si era campata per aria a Mosè, ma è una conferma anche in Giosuè. E terzo, la conferma al cuore di Giosuè di quale attitudine dovesse avere. Infatti noi tutti, o meglio la maggior parte di noi, quando veniamo sobbarcati da molte responsabilità o schiacciati da quelli che noi crediamo i nostri insuccessi, noi iniziamo a diventare dubbiosi. E il nostro mondo personale inizia ad oscurirsi fino a diventare una coltre nera. E l'unica cosa che spesso ci viene a dire è almeno Dio. Almeno Dio. Vorrei che ci fermassimo un attimo a pensare a questa frase. Almeno Dio. E dicessimo invece al nostro vicino: fratello, ti sbagli. È solo che finalmente stai lasciando la tua croce e prendendo quella di Dio. Infatti tu non hai almeno Dio, ma tu hai Dio. E quale Dio? Il Dio eterno, onnipotente, onnisciente, ricco in misericordia e lento all'ira. E adesso ripetiamo tutti insieme, obbligati. Eterno, onnipresente, onnisciente, ricco in misericordia e lento all'ira. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere forti e coraggiosi, meditando la parola giorno e notte. Ma perché tutto questo? Perché bisogna meditare al giorno, essere forti, cioè fare fatica? Perché comunque viene spesso il controllo il nostro desiderio, di voler essere lasciati stare, di essere fuori da tutto questo mondo. Ma perché? Per restare saldi. Ma cosa dobbiamo restare saldi? Qual è la prima cosa che Dio fece in Giosuè? Confermò la scelta di Giosuè come conduttore. Quindi cosa bisogna restare saldi? Bisogna restare saldi alla chiamata. E fermare ogni nostro ragionamento umano e iniziare a credere che Dio ci ha scelti per essere in un posto preciso, in un'era precisa e per uno scopo ben preciso. Non dovevamo nascere in un'altra via, non dovevamo nascere in un altro giorno, in un'altra epoca. Noi siamo stati meditati, creati e pensati da Dio per questa era, per questo momento, per questo giorno. E quindi andiamo a leggere in Prima Corinzi 12, 27 e 30. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esse, ciascuna per parte sua.
E Dio ha posto nella Chiesa, in un primo luogo, degli apostoli, in un secondo luogo dei profeti, in un terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. E sono forse tutti profeti, e sono forse tutti dottori, sono forse tutti, fanno tutti dei miracoli, tutti hanno forse doni di guarigione, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti. In questi passi possiamo vedere un elenco preciso delle funzioni che Dio ha immaginato nella sua testa per la sua Chiesa. E quindi noi in queste funzioni, in questi lavori, in queste attitudini, in questi ministeri, possiamo chiedere a Lui di dirci dove lavorare in queste aree, in queste macro aree, perché non si guarda allo specifico, si parla di macro aree, e di darci guida per incamminarci nella strada giusta. Avere il desiderio di cercare ardentemente i doni, di cercare fra tutti questi doni, di vedere focalizzato noi stessi in una macro area, dovrebbe essere un'aspirazione, perché finché possiamo funzionare al meglio. E quindi dobbiamo lavorare in essa e per essa fino al suo totale culmine. Perché noi leggiamo nella Bibbia solo spezzoni della vita dei vari profeti, dei vari ministri, ma il cammino è giornaliero. Io mi immagino un'Anania che per andare a pregare, per avere il coraggio di andare a pregare per Saulo, ha speso tutta la sua vita. Noi leggiamo solo di quel pezzo, ma non sappiamo che cosa fece. Ma così Filippo, ma anche tutta la vita di Gesù, noi leggiamo degli spezzoni, ma noi non sappiamo cos'è il cammino giornaliero. Noi lo sappiamo perché noi lo viviamo con Dio, e lo Spirito Santo è quello che ci dà la forza. E quindi andiamo a un secondo punto. La conferma della promessa al popolo di Israele. E qui allora in cosa dobbiamo rimanere saldi? Bisogna restare saldi alla visione. Infatti in Abacuc 2:3 dice: poiché è una visione per un tempo già fissato, ella s'affretta verso la fine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché per certo verrà e non tarderà. E cosa vi è scritto al versetto 2 del capitolo 2? E l'Eterno mi rispose: scrivi la visione, incidile su delle tavole, perché si possa leggere speditamente. Io non so quanti di voi sanno che in verità Abacuc non voleva scrivere minimamente una visione per se stesso, ma che questi due passi sono la risposta alla dimostrazione fatta nel capitolo precedente. Prendiamo il capitolo 1 di Abacuc. Anzi, al versetto 12 dice: non sei tu dal principio, o Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o Signore, tu questo popolo l'hai posto per seguire i tuoi giudizi, tu, o roca, e lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Perché trae gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno il padrone? Il Cadeo li tira tutti su con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo ghiaccio, perciò si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici nella sua rete e offre profumi al suo ghiaccio. Perché gli provvedono una ricca porzione e un cibo succulente? Dovrà forse per questo continuare a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Qui Abaco si sta lamentando con Dio, ma palesemente anche, di quello che sta succedendo nella sua nazione. Lui si è messo lì e lui dice: adesso tu Dio mi devi spiegare a me qual è la verità, perché sta succedendo questo. E infatti cosa fa? Fa una bellissima cosa, dice, nel capitolo 2 al verso 1 dice: Io starò alla mia vedetta, mi porrò sopra una torre e starò attento a quello che l'Eterno mi dirà e a quello che dovrà rispondere circa la dimostranza che io ho fatto.
lui, io faccio una rimostranza a Dio, Dio mi dovrà rispondere. Atteggiamento molto, molto, molto sottomesso, molto, molto amorevole. E quindi io ti domando oggi, se ti senti come Abacuc e stai aspettando la risposta da parte di Dio circa la tua rimostranza personale, Dio oggi ti dice: togli il peso, togli quell'oscurità, togli la frase che almeno vi è Dio e prendiamo la nostra tavola, perché oggi è il tempo di scrivere. Di scrivere cosa? La nostra visione. E se tarda, bisogna aspettare, poiché per un tempo fissato e per certo verrà e non tarderà. Quindi restiamo fedeli alla chiamata e alla visione, ai nostri scopi e alla visione che Dio ci ha dato. Non cerchiamo veramente quello che è la nostra dimostrazione, non facciamo gli Abacuc, non cerchiamo veramente quello che è la nostra oscurità, non guardiamo questo tunnel come qualcosa di devastante, ma vediamo la luce, vediamo la visione, vediamo la luce di Dio e andiamo oltre, tutti insieme. E qui tutto è bello, è giusto, però manca ancora il terzo punto. Infatti nel punto 3 Dio dice, Dio cosa fa? Conferma al cuore di Giosuè l'attitudine. Infatti, sempre nel capitolo 31, sì, scusate, nel primo Corinzia, capitolo 12, dal versetto 31 dice, anzi dice, voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. E dice, e ora vi mostrerò una via che è la via per l'eccellenza, la nostra eccellenza. Dice, e qua dice in 1 Corinzi 13, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e non conoscessi tutti conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distruissi tutti i miei beni per nutrire i popoli, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente, perché l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Vabbè, solito lo leggo tutto, se no vado avanti. Però pensa di aver fatto capire. E anche in Matteo, dal 22 al 36-37, il grande comandamento che Dio ci ha dato: ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. E quindi si può vedere un netto contrasto tra quello che Dio disse a Giosuè in quel periodo, che gli serviva maggiormente, che era comunque una forza motrice per tutto quel periodo dell'Antico Testamento, di essere forti, di essere coraggiosi, di prendere la terra, di conquistare, di vincere. E oggi invece Paolo e Gesù ci dicono che la nostra attitudine maggiore deve essere l'amore. E quindi a cosa bisogna restare saldi? Bisogna restare saldi all'amore, forza catalizzatrice di ogni nostro pensiero e linfa della nostra vita. Bisogna riscoprire giornalmente questo nostro sentimento spirituale. Ma dove si scopre l'amore di Dio se non meditando la sua parola, conoscendolo personalmente, lasciandoci scavare e aprendoci a noi stessi?
focalizzati sulla nostra sulla visione che Dio ci ha dato, ricordandoci che siamo stati scelti con una funzione ben precisa, in un tempo preciso, uno scopo ben preciso, noi possiamo tutti oggi iniziare a essere saldi veramente nell'amore di Dio, nella gioia di Dio, essere saldi costantemente, non perderci d'animo, di essere forti, di essere coraggiosi, perché qualunque sia la nostra condizione attuale non è minimamente pensabile veramente davanti all'Eterno Dio che è eterno, onnipresente, onnisciente, perché Lui ci insegna qual è la misericordia, qual è la vera via che noi dobbiamo avere, qual è la vera attitudine che noi dobbiamo avere. Pensiamo a Gesù che stava per morire e Lui, l'unica cosa che pensava era veramente a fare qualcosa di più grande. Dobbiamo iniziare veramente a cambiare la nostra visione.